Noi abbiamo 300 milioni circa all'anno di mancate entrate che corrispondono a un totale di 2 miliardi e 2 accumulati negli anni e che sono esattamente la stessa cifra del nostro disavanzo. Quindi questo dimostra qual è il problema di Napoli. Il problema di Napoli è le mancate entrate e ovviamente mancate entrate significa minori servizi, significa minore qualità della vita della città. Il protocollo d'intesa siglato questa mattina tra Comune di Napoli, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza dà il via ad un'attività di collaborazione che intensifica il piano di contrasto all'evasione e mira a rendere più efficienti i sistemi di recupero dei tributi locali. L'accordo prevede la messa in comune di banche dati e informazioni e la segnalazione da parte dell'amministrazione di situazioni anomale che richiedono attività di controllo specifiche. I grandi margini di evasione che poi fanno sì che i servizi non sono all'altezza della sfida e poi soprattutto le tariffe sono estremamente elevate, quindi alla fine le persone oneste pagano anche per coloro che invece onesti sono, non sono. Quindi questo accordo con l'Agenzia delle Entrate e con Guardia di Finanza, anche incrociando le banche dati, ci consentirà di combattere questa evasione odiosa che fa un grande danno alla città e un grande danno ai cittadini onesti. Il Comune si impegna inoltre a migliorare la qualità delle banche catastali esistenti e saranno istituiti tavoli tecnici sulle tematiche oggetto di confronto, dalla tassa di soggiorno alla Tari, dall'IMU al patrimonio. La nostra non è una richiesta di ottenere dei soldi per spenderli in altro modo, è proprio per poter avere le risorse per migliorare i servizi di cui tanto ci si lamenta e tanto bisogno c'è, dalle pulizie delle strade, ai trasporti, alla qualità del vivere. Pensate adesso alla tassa di soggiorno, noi abbiamo una città con un grado di presenza turistica elevatissimo per fortuna e abbiamo anche molta evasione però dalla tassa di soggiorno. Pensate alla Tari, noi abbiamo molti esercizi commerciali che nemmeno sono intercettati. Pensate all'IMU, ecco, insomma, sono tutte questioni sulle quali se riusciamo a fare un passo in avanti credo che i benefici si vedranno.